Una vetrina eccezionale per alcuni artisti abruzzesi all'Europarlamento. Sì, davvero straordinaria. L'Abruzzo e Teramo protagonisti a Strasburgo, nel cuore delle istituzioni europee, grazie anche alla cultura e soprattutto grazie alla cultura che diventa un veicolo straordinario, unico, eccezionale di dialogo fra popoli, ma anche di valorizzazione delle migliori eccellenze del nostro territorio. Durante la plenaria, con 805 parlamentari, nella Sala Churchill, che è un luogo di grande attenzione di passaggio del Parlamento europeo, con le opere dell'Ottocento, del Novecento e delle opere contemporanee della Licia Galizia, che sono, diciamo, hanno questo profilo tecnologico, che vengono, diciamo, sollecitate dalla musica, dal tatto. Solitamente nei musei c'è scritto vietato toccare, in questo caso è vietato non toccare, è vietato non approcciarsi all'opera con una carezza, con la voce, con un suono, con la musica, appunto, e le opere risponderanno, saranno collegate a Strasburgo, a Teramo e a Parigi contemporaneamente e dialogheranno tra di loro, proprio per dare un messaggio di superamento di barriere, di integrazione, di pace, ma anche, se vogliamo, di una capacità di fare squadre, di fare rete tra soggetti istituzionali, il piccolo che diventa grande, il grande che accoglie, diciamo, anche le realtà come la nostra, che possono rappresentare un'eccellenza anche a livello internazionale. Come il COP è riuscito, con collaborazioni varie, ad arrivare a questo risultato? Beh, innanzitutto grazie all'onorevole Furore, che è stato un europarlamentare che ha convinto e ha, diciamo, coinvolto soprattutto gli altri parlamentari in maniera trasversale, ci sono tutte le forze politiche e poi anche l'amministrazione comunale di Teramo con l'assessore Filipponi, il sindaco e anche l'assessore regionale Pietro Quaresimale, l'università, il Ruzzo, la Camera di Commercio, le fondazioni, cioè c'è stata veramente una partecipazione, un'adesione che ci hanno consentito di avviare questo progetto, ma soprattutto lo stupore degli europarlamentari, della Presidente von der Leyen, della Presidente Metsola, del Commissario Gentiloni, della Vicepresidente Picerno. Li voglio citare perché tutti sono rimasti a bocca aperta della bellezza di queste opere di Gennaro Della Monica, di Carlo Dall'Aloisio d'Avasio e anche della tecnologia messa in campo da Lupone e da Licia Galizia, che appunto ogni volta che presentano le loro opere stupiscono tutti i visitatori e chi li riesce a fruire di queste opere.